I manifesti pubblicitari nascono nella seconda metà del XIX secolo e sono da reputare come documenti importantissimi, oltre ad essere opere artistiche il più delle volte di difficile composizione. Nonostante ciò, non furono da subito apprezzati come opere d'arte, in quanto la massa non riusciva a considerare un'opera prodotta in più stampe, quindi in serie, come opera d'arte. Inoltre, dato che i manifesti abbracciavano sia la pubblicità, sia la grafica, le belle arti, ma anche la meccanica, venivano visti esclusivamente come oggetti utili solo a scopo pubblicitario. Ma a mio avviso mai considerazione fu più sbagliata. Infatti i manifesti pubblicitari, se li andiamo ad analizzare bene, hanno una polivalenza. Innanzitutto sostituiranno la classica e passata forma pubblicitaria, definita anche réclame, che si limitava ad annunci, quindi diciamo testi, pubblicati solo su giornali specializzati. Ricordo che la prima réclame risale al 1625. Grazie ai manifesti pubblicitari ci furono vere e proprie gallerie d'arte a cielo aperto, senza contare poi il fattore importante dell'estrema immediatezza comunicativa che i manifesti avevano. A metà dell'Ottocento, infatti, il grado di alfabetizzazione era davvero scarso e quindi non tutti potevano capire ciò che era riportato sui vetusti annunci pubblicitari o appunto réclame. È da tenere appunto presente che gli artisti della nuova arte si focalizzarono più sulle immagini e le composizioni che sui testi delle loro opere. Poi il fattore che personalmente considero più importante, che caratterizza i manifesti pubblicitari, è quello della memoria. Ovvero, gli artisti hanno la possibilità di imprimere nelle proprie rappresentazioni gli stili della società dell'epoca, rendendo appunto i manifesti pubblicitari delle vere e proprie fotografie. Tra l'altro questo è uno dei metodi per datare un manifesto piuttosto che una scatola di latta oppure un'insegna pubblicitaria. Diciamo che si fa molto affidamento su ciò che è rappresentato, ovvero sullo stile, sugli stili di vita e sui canoni che sono rappresentati proprio su questi supporti. Comunque sia, il manifesto pubblicitario ben presto diventerà un mezzo di comunicazione di massa e ben presto appunto si evolverà sia nello stile sia nei campi di utilizzo e soprattutto nella tecnica. I manifesti pubblicitari nascono in un periodo di crescente fervore tra le scoperte e le invenzioni della rivoluzione industriale, con cambiamenti economici e soprattutto culturali. Queste innovazioni faranno bella mostra nelle diverse esposizioni universali, come quella di Londra del 1861, inaugurata al Crystal Palace. Qui ricordo che siamo in piena epoca vittoriana. Oppure nella ancora più importante, per tanti punti di vista, Esposizione Universale di Parigi del 1855. Qui artisti provenienti da 29 paesi esporranno, insieme ad artisti del luogo, oltre 5.000 opere. La Francia punta sempre di più al prestigio delle proprie esposizioni, investendo particolarmente parecchi quattrini anche nelle edizioni del 1867, 1878, 1889 e quella del 1900. Proseguono gli studi e le scoperte nel campo tecnologico e scientifico ed anche la ormai consolidata arte del manifesto pubblicitario si evolve, sostituendo il metodo di stampa xilografico con quello tipografico e soprattutto litografico. A dire il vero, la litografia già era diciamo presente nelle tecniche di stampa già dal 1796 e si deve diciamo l'invenzione di questa tecnica al commediografo Alois Saint-Fender. Saint-Fender nacque il 6 novembre del 1771.
vinse una borsa di studio alla facoltà di legge, ma dovette abbandonare gli studi subito dopo la morte del padre, nel 1791. Cinque anni più tardi inventò quella che fu la base della stampa offset. Il suo metodo consisteva nel disegnare con una matita pesante o definita grassa su una pietra calcarea in precedenza resa liscia. Ricordiamo che la pietra calcarea in questione era la pietra di Solnhofen, il bozzetto, diciamo, del manifesto. Poi si bagnava la pietra e la si passava con un rullo inchiostrante. La traccia grassa della matita assorbiva l'inchiostro e poi il tutto lo si pressava su un foglio di carta. Così facendo l'immagine veniva trasferita sul foglio. Questo procedimento veniva fatto per ogni singolo colore. Era un lavoro lungo e decisamente rischioso, in quanto a ogni minimo errore il lavoro poteva essere compromesso. L'evoluzione della litografia invece la si deve a Jules Chéret, che è considerato il padre del manifesto moderno, con l'introduzione della cromolitografia. Il processo vedeva l'utilizzo di tre pietre corrispettive ai tre colori primari, e la particolarità è che i colori erano semitrasparenti. Al momento della stampa i colori venivano stratificati per ottenere la tonalità e le diverse sfumature desiderate, incorporando poi le ombreggiature con diversi stili come il puntinismo, delle pennellate energiche e via dicendo. Jules Chéret, cartellonista, è stato il primo ad inserire al centro delle proprie opere delle figure femminili. Qui vediamo donne dotate di una forte personalità, ma non emancipate, non a quel livello di emancipazione, come le donne del cartellonista Marcello Dudovic. Di Jules Chéret è bene ricordare queste opere: Faust del 1869, Le Girard, L'Horloge Champs-Élysées del 1879, Le Folies Bergère del 1881. I manifesti pubblicitari durante la Belle Époque hanno un notevole successo, non solo perché affissi locali o per strada. Infatti, con l'installazione dei primi tram nel 1871 a Torino e nel 1796 a Milano, sulle carrozze ferrate verranno affissi i manifesti in formato ridotto per l'interno e di formato più grande sia per le fiancate esterne sia per la coda della vettura. Negli ultimi decenni del 1800 in Italia le affissioni dei manifesti pubblicitari iniziarono ad avere regole ed organizzazioni, quindi tasse. Vedremo infatti nel 1874 che il Parlamento approvò la tassa sopra le insegne e qualsiasi forma di avviso o indirizzo relativi all'esercizio di professioni, industrie e commercio. Nel 1881 a Genova viene fondata da Antonio Montorfano un'azienda specializzata nella gestione delle affissioni e di spazi pubblicitari urbani. Anni dopo questa azienda si fonderà con un'azienda concorrente, siamo nel 1896, con la Valcareghi, dando vita alla IGAP, che è l'acronimo di Impresa Grafiche, Affissioni e Pubblicità. Durante l'ultimo decennio dell'Ottocento si avrà un momento di grandissimi cambiamenti che, oltre alle evoluzioni tecnologiche, sempre a passo con i tempi, porterà un crescente senso di nazionalismo che toccò più o meno tutto il vecchio continente. Come logico che fosse, anche i movimenti artistici dovettero fare spazio alle nuove tendenze. L'art and craft dovette cedere il posto alla sempre più crescente Art Nouveau. L'art and craft nella seconda metà dell'Ottocento era predominante e grazie all'inglese William Morris si espanse in tutta Europa. Quest'arte era una sorta di riforma delle arti applicate, una specie di collaborazione tra artisti intellettuali che si basava sull'esaltazione dei prodotti dell'artigianato, considerati più belli e soprattutto più duraturi di quelli prodotti in serie, quindi quelli prodotti industrialmente. La nuova arte, l'Art Deco, si espanse nel Regno Unito, in tutta Europa e negli Stati Uniti, ed è interessante il fatto che quest'arte
nacque come opposizione ai pesanti e noiosi approcci classici che venivano insegnati nei licei artistici di tutta Europa. Con l'Art Nouveau le arti decorative trovarono finalmente il giusto riconoscimento e poterono essere apprezzate a dovere, come del resto lo erano fino a quell'epoca la pittura e la scultura. Conosciute in Gran Bretagna come Glasgow Style, in Germania come Jugendstil e in Italia come Stile Liberty, l'Art Nouveau si sviluppa in pittura, design, arti applicate e in architettura. Come detto, gli artisti si ispiravano alle forme geometriche e alle forme della natura. Un'altra peculiarità dell'Art Nouveau è quella che le opere potevano avere come soggetto volti femminili che, aggiunti ad abiti fluenti e ai folti capelli, ricordavano steli e boccioli di fiori e piante. Per risaltare queste forme non potevano avere colori forti, perciò si passava alla stesura di colori tenui come colori tenui e tinte sobrie come il verde, il marrone, il giallo e il blu e logicamente luci molto molto contenute. Molti artisti lavorarono in Italia durante l'Art Nouveau, in questo caso stile Liberty, come ad esempio Adolf Oehlenstein, originario di San Pietroburgo, è considerato, insieme ad artisti del calibro di Leonetto Cappiello, Leopoldo Mitrikowitz e Marcello Dudovic, il padre del cartellonismo italiano. Oehlenstein lavorerà per la Ricordi di Milano, divenendone in brevissimo tempo il direttore artistico. Tra le sue opere più importanti vi è indubbiamente il manifesto pubblicitario per la rivista Il Resto del Carlino. La data di quest'opera è del 1898. In questo caso si possono veramente vedere gli elementi di base dello stile Liberty, appunto fiori, la donna con un vestito fluente e di colori tenui. Di uno stile unico, caratterizzato da una straordinaria inventiva, fu Alphonse Mucha, che lavorò a Parigi e in America. Per le sue opere ritraeva donne dai lunghi capelli ed abiti leggeri, contornati da decorazioni floreali, ma la resa grafica tra accostamento dei colori, decorazioni e la valorizzazione del soggetto femminile permisero a Mucha di lavorare con il tipografo parigino Ferdinand Champignon e di firmare un contratto duraturo con Sara Bernhardt. Quindi Mucha lavorerà anche molto per campagne teatrali di tutta Europa. Mucha lavorò anche come grafico pubblicitario, ricordiamo alcuni, diciamo, suoi committenti: la Monete Chandon, la Job, J-O-B, che produceva cartine per sigarette, e la Chocolat Ideal. Poi il cartellonista per eccellenza, Henri de Toulouse-Lautrec, che fu il primo a trasformare la pubblicità in arte. Però per Lautrec ho in mente di girare un video dedicato.